capire a chi magari ci ascolta in questo momento, sono in tanti, magari un padre di famiglia in difficoltà, un artigiano in difficoltà. Allora, se vi rivolgete alla criminalità organizzata che magari vi dà subito 10.000 euro, insomma, non so quanto può essere la liquidità di cui avete bisogno, 20.000 euro. Poi, dottor Cardella, proviamo a fargli capire che cosa succede, cioè si entra in un sistema che come funziona? Facciamo un esempio, io ho un piccolo negozietto, ho un piccolo bed and breakfast, ho una piccola aziendina che in questo momento si trova in difficoltà perché ha i costi di gestione, ha magari problemi qualcuno del personale, oppure semplicemente i costi ordinari di luce delle installazioni, e non incasso niente. E quello che avevo messo da parte con il mio lavoro mi basta per sopravvivere, non so per quanto tempo. A questo punto qualcuno mi viene a offrire una cifra accettabile, 5.000, 10.000, 6.000 euro, e me li darai poi con comodo, certo, scriviamo due parole, ma senti, però non è che c'è, non ti dispiace se mi dai una piccola garanzia, che so, magari mi associ temporaneamente nella gestione di questa società, oppure mi dai in garanzia, che so, la compartecipazione alla licenza o qualcosa del genere, cioè mette un piede, come si suol dire, dentro questa attività. Quando poi non sarà possibile restituire questi soldi e magari se ne chiederanno altri, verrà un momento nel quale tutto questo, questa garanzia che è stata data formalmente, così tanto per regolarità, verrà presa, verrà attuata e quindi verrà lo spossessamento di questa attività. Ora, che cosa si può fare in questo momento? Chi dovesse trovarsi in una situazione di questo genere, noi cercheremo di saperlo prima, ma se non ci riusciamo, non ci riuscissimo o non riuscissimo a coprirli tutti, quando vi offrono qualcosa del genere, venite a dircelo, venite a dirlo, ditelo al maresciallo della stazione, ditelo al commissario, ditelo alla guardia di finanza. Mi hanno proposto questo, che rischio, che succede? È un qualche cosa che ci può servire a lui e può servire a te.